eccoci qua, cari amici appassionati, appassionati di zona demolizione. In questo momento ci troviamo nel braccio della morte, dove il ragno in questo momento sta lavorando. E vediamo, così vi faccio vedere qualche inquadratura di cosa può essere di interessante. Io vedo plasticoni e niente, insomma, vi faccio vedere così intanto traccia di demolizione. Qua sotto c'è un Apollo che è giunta qua per essere pressata. Qua abbiamo il bravissimo Andrea Ragno, che praticamente quando c'è da pressare non guarda in faccia nessuno, schiaccia, non sta lì a guardare se c'è il fregio da salvare per il cordo come souvenir. Schiaccia tutto senza pietà, d'altronde è così. Il lavoro della demolizione è un po' questo. Guardate qua, ragazzi, appassionati appunto di zona demolizione. Salutiamo Manuel di Torino. Hanno cacciato, arpionato adesso un'auto, vediamo qua. Una povera Fiat arpionata qua dal carrato. Salutavo Manuel di Torino. Saluto il bravissimo Gabriele Zone Ilva, appassionato di demolizione. Saluto Antonello di Salerno, appassionato di demolizione. Intanto vediamo qua un plasticone di moto, qua uno scooter o qualcosa. Eccolo qua, per il nostro amico Walter, appassionato di moto. E niente, ragazzi, guardate un po' cosa c'è nel braccio della morte, Intanto gustiamoci un po' spostamenti di qualche veicolo appunto. Intanto che il ragno lavora, vi faccio vedere traccia di multipla qua. Ma non è sicuramente questo il pezzo forte. Eccoci qua, queste sono le auto che ci sono oggi, 23 settembre del 2020. Saluto anche Michele Cantatore, mi sembra, un ragazzino giovane appassionato di zona demolizione. Saluto anche il bravissimo Giuliano Fiorentini, anche lui appassionato di demolizione. E qua per l'amico Massimiliano, appassionato di Mercedes 190, eccola lì, c'è una Mercedes appunto che appunto qualche pezzo verrà salvato. Un po' il braccio della morte. Qua sotto c'è un Alfa, gli appassionati delle Alfa, vabbè che non è più la vera Alfa, insomma. Eccolo lì, un Mercedes, una Mini, adesso dai, ci portiamo sul pezzo forte della demolizione. Qua è stato bravissimo Manu a darmi la dritta e infatti sono venuto in tempo, perché come vedete è giunto nel braccio della morte. Eccolo là, un camper Fiat 238, eccolo qua, Fiat 238 appunto, già posizionato per essere schiacciato. Ho già detto a Manu, per piacere salvami il souvenir qua, Fiat 238, il fregio, almeno quello. Perché qua il bravissimo Andrea, ripeto, non sta lì a guardare se c'è il souvenir d'Italia, pressa senza pietà. Eccolo qua, Fiat 238, appassionati del 238. Eccolo qua, un camper 238, mi hanno detto benzina, ho guardato il contachilometri, il contachilometri dice 61.412, poi non lo so se è... ci sarà veritiero, però è così, Eccolo qua, camper Fiat 238. Chiaramente insomma, il camper si presenta abbastanza devastato e insomma credo che la demolizione lo attenda senza problemi, Qua purtroppo ci sarebbe stata l'occasione per la Joe, che lei cercava tempo fa un 238. Ultimamente è diventata anche lei, lo vuole perfetto, lo vuole senza tracce di muschio. Ultimamente abbiamo trovato dei 238 con tracce di muschio e niente.
niente, insomma. Eccolo qua, 2.38 allo sfascio. Eccoci qua, appassionati del braccio della morte. Saluto Demis della Romagna, saluto il figlio Alex. Qua si taglia senza pietà, eccola qua, la Polo, quello che rimane della Polo qua. Vediamo un po' il ragno dritta, vediamo un po' se riusciamo. Saluto anche, saluto Monia delle zone marchigiane, un'appassionata anche lei di demolizione, mi sembra che lei guadagni proprio la pagnotta, lei e suo marito, con la demolizione, eh? La ricordiamo qua, eh? Spettacolo comunque, eh? Eccolo là, eh? Vediamo un po' qua, anche qua che immagini pazzesche. Qua agganciato male, attenzione, pazzesco, immagini altamente drammatiche. E niente, qua la Polo appunto già le ore, cioè i minuti contati anche lei, poi non venitemi a dire come si schiacciano, come vengono recuperati i pezzi, eccetera eccetera qua, Volevo arrivare lì alla Polo, chiaramente sono immagini interessanti e portiamo a casa. Vediamo un po' se ce la faccio arrivare in frontale della Polo. Eccoci qua, cari amici, ci sono arrivato. Eccola qua, anche queste sono immagini che gli appassionati di demolizione fanno storia. Guardate qua un fregio Fiat, qui c'è una Golf. Salutiamo Michelino, saluto il bravissimo Max che non è un appassionato di demolizione. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere un po' tutto, qua se riesco ancora da lontano, vediamo un po' se riesco a avvicinarmi con lo zoom là. Guardate qua, come vedete c'è ancora, stanno prelevando pezzi, come vedete qualcosa si preleva ancora, e niente, immagini affascinanti, vediamo un po' intanto di plasticoni ancora qua, intanto che il ragno sta lavorando qua. Eccoci qua, oggi appunto 23 settembre, vi ho fatto vedere un po' così tracce di demolizione. Cari amici, il 2.38 è in saccoccia, in memoria, vivrà nei filmati del Marvin. E niente, insomma, ecco qua. La buona notizia è che qua oggi non abbiamo visto dei pandini, ce n'è uno fuori e basta. Vediamo un po' qua il ragno cosa fa ancora. Immagini pazzesche, guardate là. Rottami che tra un paio di ore saranno solo appunto delle scatole così, ragazzi, dai, vi ho fatto vedere anche troppo, dai, qua, guardate qua una marmita qua, tra la Polo qua,
Ragazzi, qua vi saluto, salutiamo tutti gli amici della demolizione e tutti quanti, eh. Bravissimo Andrea qua, sempre operativo con ragno e niente. Alla prossima ragazzi, salutiamo la Jo. Guarda qua Jo, 2238, poteva essere l'occasione per te. Questo non aveva tracce di muschio, però insomma non era proprio messo bene. Alla prossima, ciao a tutti, spettacolo! Guardate qua il vecchio Marvin. Ecco qua il bravissimo Manuel. Ecco qua il bravissimo Manuel, ha spolpato questa auto, spolpa le auto e va alla pressa. Ragazzi, ciao a tutti, alla prossima, spero che appassionati di zona demolizione vi ho fatto eccitare, vi ho fatto godere, perché so che gli appassionati di demolizione ci sono in tanti. Ringraziamo chiaramente la proprietà per questo spettacolare documentario. Ciao a tutti!